È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buonasera da Davide Romagnoli e benvenuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Sassuolo Crotone. Inizia da qui la nuova avventura di Walter Zenga sulla panchina dei calabresi. Fischia in questo momento l'arbitro, è partita Sassuolo Crotone. Ancora Politano, si muove in area Berardi, servito al numero 25 che calcia direttamente verso la porta di Cordaz. Tiro ribattuto, poi Berardi, la palla a metà, alza il campanile sul secondo palo. C'è l'anticipo di Cordaz e di Martella. Pallone centrale, ancora Missiroli. Vede la porta, prova la conclusione. Pallone largo, non di molto. Qui bravo Missiroli a crearsi lo spazio. Un po' di spazio, deve girarsi, lo fa solo adesso. Missiroli non riesce a fermarlo. Ancora il bulgaro, cross di Tonev, colpo di testa! Tentato da un giocatore del Crotone, va vicino al gol. Rodien. E fa partire in questo momento il secondo tempo di Sassuolo Crotone. Cassata resiste alla carica, arriva Peluso, cross di prima sul secondo palo, colpo di testa, poi prova ad arrivare Mazzitelli, si gira Politano, tanto traffico, Falcinelli lascia Berardi, tiro deviato, calcio d'angolo. Vuole far partire il cross, salta secco, qua Rodena, arriva adesso il cross e c'è il vantaggio del Sassuolo che trova il vantaggio al terzo minuto del secondo tempo con gol d'Aniga. È riuscito a tagliare l'ex centrale del Palermo sul primo palo, deviazione vincente e all'improvviso il Sassuolo passa in vantaggio. Va Politano col mancino, c'è un'altra deviazione, Cordaz e poi Acerbi non riesce nel tap-in e qua il Crotone si è salvato sul miracolo di Cordaz. Acerbi non riesce a correggere in rete. La Veronica di Politano che prova la conclusione e trova un gol meraviglioso. Sassuolo 2, Crotone 0. La rete di Matteo Politano. È riuscito ad andare via con la suola i giocatori del Crotone. Poi ha contato bene i giri e ha depositato il pallone alle spalle di Cordaz. Ancora Tonev, resiste alla carica. Pallone buono, centrale, arriva il cross sul secondo palo. Budimir, la deviazione e c'è il gol. 2-1, l'ha riaperta ante Budimir. 2-1, adesso il Crotone ci crede. Arriva adesso il traversone, consigli così così. Esce comunque a liberare, poi attenzione perché arriva la conclusione da distante, consigli, apre le mani e mette in calcio d'angolo. Romero arriva sulla rimessa laterale, ancora Romero, entra in area, prova dal lato corto, la conclusione deviata, Budimir davanti alla porta, trova l'opposizione di un giocatore del Sassuolo, ma che grande chance per Ante Budimir. Il solito gol d'Aniga, battuta bassa, Ieti con una deviazione, Matri finisce per terra e calcio di rigore per il Sassuolo. Pronto ad andare Matri, va col destro, Cordaz intuisce e devia il pallone tenendo ancora una volta in vita i suoi. Arriva adesso il fischio di Manganiello, Sassuolo batte Crotone 2-1.